Salve a tutti i legionari Barbarossi non iscritti, io sono Alessio PCM, vi do il benvenuto, il bentornato sul mio canale e oggi siamo nuovamente su Geopolitical Simulator 4 Power and Revolution nella nostra meravigliosa campagna con l'Italia guidata da Cesare Borgia. E mamma mia, il sit-in fallito è stata proprio una rottura di balle allucinante, allucinante. Adesso facciamo un attimo finire la rivolta a Roma. Per l'amor del cielo, non entrate nel palazzo del capo di Stato, se no interviene l'esercito. Non fatelo, bravissimi. Almeno non l'hanno fatto, sono stati abbastanza furbi da non farlo. Però vedo che c'è un po' troppa gente in giro e la cosa non mi piace, quindi mandiamo i rinforzi qua. Voi vedete di dividervi, una parte va a inseguire qua, una parte si occupa di queste, una parte si occupa di questi. Perfetto. Dovremmo essercene liberati, perlomeno se non di tutti quasi. Voi vedete di andare di qua. Voi andate a raggiungere questo qua. Sta succedendo un po' di roba. Adesso andrò a vedere bene cosa. Andiamo a chiudere questi. E dovrebbe essere quasi finita. Pam! Ok, ce l'abbiamo fatta. Guardate quanta roba. Ministro della Cultura, informazioni su informazioni. Fine della rivolta a Roma. Operazione Federico Passiglio, sorveglianza. Sì, vabbè, in realtà questi qua non ci interessano. E forse però ce n'era una che mi interessava. Prova sufficiente per procedere a sanzionare. Le prove che ci ha portato sono abbastanza importanti e possiamo agire concretamente contro la Tunisia. Bravo! È così che si fa, con estrema cattiveria. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Di fronte alle violazioni sistematiche e inammissibili del diritto internazionale da parte di questo Stato canaglia, chiedo al Consiglio di sicurezza di assumersi le proprie responsabilità e darci l'autorizzazione a intervenire militarmente. Dobbiamo fare presto, il caos può ancora essere evitato. Cesare Borgia. Ok, siete in contro la politica del governo, chi siete che rompete le balle? Unione dei pacifisti, quando mai? Quando mai? Comunità omosessuale, ok. Naturalmente, ragazzi, adesso dovremo procedere. Non dico piano piano, però comunque facciamo prima in modo che si regoli questa cosa con l'ONU, in modo da cercare di farlo perlomeno legalmente. E nel caso, anche se la cosa non dovesse passare, cosa cazzo è? Ah, è stata quella che siamo diventati membro permanente, bellissimo. Dicevo, e anche se non passasse, comunque attaccheremo la Tunisia, quindi su quello non abbiate dubbi. L'attacco ci sarà. Nel frattempo però volevo investire un pochino e ragazzi butterei ancora un po' di soldi nella ricerca. Nello specifico vorrei anche andare a costruire degli altri centri di ricerca in modo da assumere più gente e vorrei anche aumentare i fondi. I legionari, come voglio procedere? Allora, andiamo a fare altri 5 centri multidisciplinari che ci permetteranno di avere altri 2000 ricercatori ciascuno, e non è per niente male. Naturalmente andiamo a prendere un po' di gente in modo, sì, magari non 259.000 persone, che sennò è infattibile. Magari andiamo a prendere 2.000, in modo che in più o meno 2 mesi siano pronti. Costo per 5 anni, mica, costo annuale, rimborso annuale 2 miliardi. È un bel costo. E se io lo facessi con 1.000? Ok, con 1.000 è più ragionevole, ci vogliono 5 mesi. Li distribuiamo sull'intero territorio, perfetto. E ne andiamo a fare anche una cinquantina qui. Che sono questi, sono solo 189 milioni, quindi molto più semplice. Ci mettiamo 200 persone ciascuno e boom, anche questi sull'intero territorio nazionale. E possiamo arrivare ad avere 153.000 persone. Fatemi controllare, ne abbiamo 3.120. Direi che non è per niente male 153.000 persone. 153.000. Aumentiamo i fondi di 1 miliardo. E cosa andiamo a mettere qua, ragazzi? Andiamo a mettere ancora un po' di fondi nell'agroalimentare, nell'industria, ICT e sicurezza informatica, scienze umanistiche e sociali, perché no? Scienze della materia. Militare costa una barcata di soldi, però lo andiamo a fare. Per il momento hanno 25 miliardi. Noi abbiamo un surplus di bilancio di 21. Forse 4 miliardi è un po' troppo. Ci accontentiamo per il momento di 2 miliardi e mezzo. Che comunque, voglio dire, una cifra ben importante. Decisamente. E un'altra cosa che andiamo a fare. Naturalmente, prima fatemi vedere come vengono accolte queste proposte. Se ci cambia qualcosa o meno. Oh, che bello! Minaccia di attentato imminente.
liberazione dei manifestanti, dei sindacati in lotta, sit-in, Rete Giappone, informazioni trasmesse, razzo pesantissimo, non mi interessano le ricerche dello spazio, non mi interessano, mi interesseranno quando ci sarà il glorioso leader Cesare Borgia come arreso dittatore che potrà assumersi la gloria di quelle imprese, però per il momento non mi interessa. Rete Marocco dal panno protetto, ok, non continuare le attività clandestine, naturalmente, naturalmente, mi pare ovvio, oserei dire. E allora, l'altra cosa che volevo fare, dove diavolo si trovava? Era nei media. Costruzione, voglio andare ad aumentare questo, no, ragazzi. Allora, abbiamo 100% della copertura per la telefonia mobile. Per Internet Mobile 4G vorrei da distribuire sull'intero territorio, vorrei arrivare al 60% della popolazione coperta. Ci va a costare un miliardino all'anno, ma secondo me è molto interessante come cosa. Ed è un bel cambiamento comunque. Per quanto riguarda l'internet ADSL, qua andiamo magari a fare un bel 50%. Anzi, anche qua, se riusciamo ad arrivare al 60, comunque non mi dispiacerebbe. No, magari 60 un po' troppo, facciamo 55. Perfetto. Così arriviamo come eravamo con l'internet mobile. E per quanto riguarda la fibra ottica, invece qua che costa un po' di più, magari andiamo su un 2,5%. Oddio, in realtà non costa neanche così tanto. Riusciamo a passare a un 15? Ok, 10. Un bel 10%. E direi, ragazzi, che ci siamo posti degli obiettivi mica da ridere. Abbiamo davvero pompato i fondi di questo settore. Siamo passati da. Beh, oddio, neanche così tanto. 5,99 e 6,08. Magari lo deve aggiornare. Comunque direi che è stato un ottimo investimento. Avvio dei lavori, perfetto. Incontro con il Premier della Corea del Sud. Cosa ci vuole proporre? Vogliono venderci dei carburanti? Davvero? Produzione nazionale, produzione nazionale. Vabbè, interessante. Mi sembra una cosa abbastanza interessante. Non dico che vi comprerei tutto il surplus, però dai, magari se lo facciamo per un anno il contratto, ve lo compro anche, però 646. Va bene, e allora niente, ciao. Ciao. Rete Tunisia, eliminazione. No, basta, basta, Cristo. Avete rotto le balle, avete rotto le balle. Cioè, operazione delle forze democratiche. Ah già, devo anche controllare i terroristi. Ah, era Malta, avevo guardato male, pensavo fosse la Polonia. Vogliono acquistarci dei lanciamissili? Ne vogliono uno? Ok? Compratelo pure. Se ti senti più felice, va bene, prendilo. Agente non protetto, perfetto, vediamo di agire. Vediamo le risoluzioni pendenti, non c'è ancora, a dire il vero. L'agenda e la composizione. Chiedi di diventare membro permanente del Consiglio di Sicurezza contro la Tunisia per iniziativa dell'Italia. What? Che diavolo di richiesta è? Beh, speriamo che non ci voglia molto. Prossima risoluzione, nessuno, nessuno. E quindi? Risoluzioni adottate. Questa è quella che ci hanno permesso di diventare membro permanente, però non dice nient'altro. Quindi. Boh, vabbè, speriamo che non ci voglia troppo. Ok, controllo un secondo i terroristi. Ok, dai, 50% ratio di successo, non è male. Non è male. Abbiamo anche neutralizzato una delle forze dell'Islam puro. E non è per niente male, perché ragazzi, sono diventati davvero quattro gatti. Guardate qua. Otto simpatizzanti. No, sette simpatizzanti. Speriamo che diventino anche zero questi simpatizzanti, perché ci avrebbero anche un po' rotto le balle. Voglio dire, non è possibile che esista ancora con sette persone che lo seguono. Mi sembra un po' spinto agli estremi. Oddio, ti prego. Smantellamento parziale, dai. Niente, vuoto. Due, ragazzi, due. Due dannatissimi, maledettissimi, schifosissimi. Simpatizzanti. Noto con piacere, tra l'altro, che sono diminuiti i membri della mafia italiana. Quindi, wow! Avere 60.000 agenti segreti sta avendo i suoi effetti. 60.000, faccio notare, 60.000, ragazzi. Cioè, è più grande la popolazione di alcune città, dannazione. Forse è più grande la popolazione di Perugia. No, vabbè, stavo esagerando. Qua sono 148.000 persone, ragazzi, è più di un terzo della popolazione di Perugia.
Siti incontro la politica del governo, il movimento è ancora lì? Dopo 6 giorni, fiera di ballo. Scusate ragazzi, mi sono un attimo stufato. Polizia e ciao. Sciopero e niente. Suona la sirena e la gente scende in fabbrica. Sapete quanto odio sto infame? Fa intervenire la polizia e arrestare i leader principali, ma quasi quasi. No, tanto di solito dura poco quello. Ma no, ragazzi, c'è stato un attentato a Bari. E per di più, naturalmente, la carica ci ha portato un po' di malcontento. Quindi, che meraviglia, che meraviglia. Della serie, fare le proposte per niente, per niente. Eccedenza dello 0,68. State facendo così tanti danni? Dannazione. Crescita annuale del 4. Cosa è successo? Calma. Crescita annuale del 4,9% con la precedente stima dell'1,38%. Beh, oserei dire, ottimo. Disoccupazione 3%, lo sciopero è finito, molto bene. Attentato di Namitardo, a Serravalle 9 morti. E che balle, che due balle. Ok, vediamo. Riuscita totale, eccoli qua. Per il momento li lascio un attimino in pace. E sono davvero contento per quanto riguarda la crescita, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Oh, guardate, 1.999 miliardi, davvero non male. E invece il debito, ammontare stimato in miliardi del debito pubblico, no, non è qua, sarà su budget allora, se riesco ad andarci magari. Debito pubblico in miliardi, ragazzi, 1.580 miliardi. Non siamo messi così bene da non so quanti anni, davvero. Cioè, guardate come sta scendendo e... Ah, tra l'altro ci fa vedere quant'era nel 2018, cioè siamo scesi di 500 miliardi in 3 anni. 500 miliardi, ragazzi. 500. È una cifra colossale. Colossale. E in percentuale del debito pubblico siamo scesi del 51%. Cioè, meraviglioso. Oserei dire meraviglioso. Tra l'altro, quali sono i nostri prestatori? Questi. E potremmo migliorare la cosa, ma ogni volta che lo faccio poi... Non serve a niente, quindi per il momento passo, magari ci penserò il mese prossimo. Allora ragazzi, questa cosa qua dell'ONU mi sta un attimino turbando perché non c'è ancora niente. Guardate qua, risoluzioni pendenti, nessuna. Io entro... Bene, ottimo. Allora, primo ministro, il Consiglio di sicurezza ha deciso di procedere con la vostra richiesta per un intervento militare contro la Tunisia e propone la risoluzione 2409. Vorrei segnalarvi che avete ancora la possibilità di incontrare i capi di Stato e di governo stranieri, per esempio i membri attuali del Consiglio di sicurezza, e di tentare di influenzare il vostro voto. Risate forzate, le battute dell'umorista diventano insopportabili, non mi interessa. Il ministro del Portogallo ci chiede un incontro. Sì, ok. Va bene. Allora, vediamo di incontrare i big. Per cercare di influenzarli un po', incontriamo il primo ministro, naturalmente francese, inglese, vogliamo anche quello russo, poi vogliamo quello chinese, quello USA, e ci dovremmo essere. Siamo solo noi i membri permanenti, giusto? Giusto? Fatemi vedere un po'. Vediamo se ricordavo bene, Francia, Russia, Regno Unito, Cina, Stati Uniti. Perfetto, tra l'altro ora che ci penso, noi potremmo entrare nel... No, niente, niente, stavo per dire una cazzata, meno male che non ho detto nulla. Me la sono cavato per una volta che stavo zitto. Tra l'altro ragazzi, basta che una di queste 5 metta il veto e la cosa non passerà, quindi ottimo. Vediamo quando la vogliono proporre. Risoluzioni pendenti il 29, Madonna, gennaio, febbraio, marzo, aprile. Subito, subito, non faccio neanche in tempo a vedere tutti. Califfato jihadista, agenti infiltrati, perfetto. Allora facciamo andare il tempo veloce, vediamo di incontrare i vari leader e vediamo se ci supporteranno. Attentato imminente della CIA totale, quando mai? Quale delle due? Chi lo sa? Noi nel dubbio arrestiamo questi simpaticoni, magari riusciamo a fare cosa buona e giusta. Questo di sicuro lo arrestiamo. E buona. Perfetto. Ok, ne abbiamo preso uno. E questo è ottimo. Ah, ragazzi, c'è stato un attentato però. Che sbatti. E conoscevo anche quello che ha fatto l'attentato. Cioè, conoscevo, era sotto sorveglianza. Cioè, guardate qua. Guardate qua, non passa giorno senza che non ci sia un attacco. Oh, ma noi ce la faremo, dannazione.
Guardate, guardate! Ma caspita, sono degli spammer, dannazione. Quali era? Califfato jihadista, forse? Potrebbe. Sì, arrestiamo questa. Ormai, ragazzi, vado talmente veloce. Cioè, anche questo. Li arrestiamo tutte e due, perfetto. Forse polizia in puro. Agenti infiltrati, bravissimi. Talpa non protetta, allora non agisci. Talpa non protetta, allora non agisci. Non ammazzare il presidente, talpa non protetta, non agisci. Ormai è la solita routine, è diventato qualcosa di monotono. Tra l'altro, ma questi dannati incontri con i capi di Stato, scusatemi. Ah, dovrebbe, arrivano a momenti e li stavo aspettando. Neutralizzato il capo del califfato, neutralizzato il capo del califfato, dei due califfati, faccio notare. Quindi una duplice rottura di balle. Ah, mamma mia, leggero calo della grande povertà, ottimo. Questo non è per niente male. Tra l'altro, dato che la nostra reputazione sta scendendo, andremo a fare altri provvedimenti sociali a breve. Scia totale, agente non protetto. Bene, agisci. Non fare niente, non fare niente. Carissimo Etienne Mitron. Etienne Mitron. Ma io mi chiedo come gli è venuto in mente. Eh sì, il concetto è questo. Capisco quello che sta dicendo. Ma ho ancora bisogno di tempo per decidere. Anch'io ho bisogno di tempo per decidere. Da che parte invadere la Francia? A meno che tu non abbia costruito una nuova Maginot, dannazione. Ancora? Ancora? Ragazzi, ma c'è da diventare scemi qua, cioè. No, questo qua l'abbiamo arrestato. Avremmo arrestato anche l'altro. Scusate se sto andando come un missile, ma ormai davvero, cioè. La disperazione completa e totale. Chi di questi infami dovrei arrestare? Cioè, io li arresto tutti, io li arresto tutti. Vi arresto tutti. Naturalmente questa non è una mossa per niente popolare, eh. Infatti li ha rilasciati tutti, dal primo all'ultimo. Speravo che almeno quello buono lo arrestava, invece niente. Vota contro, la stiamo proponendo noi, cosa dovresti... T'ho dato io questa posizione, perché se te l'ho data guarda che mi picchio da solo. Cioè, dannazione. Chi è che ci vuole incontrare? Il presidente della Repubblica Dominicana. Sì, vabbè, vieni, vieni. Ti facciamo questo onore. Presunto terrorista Alberto Dasta rilasciato. Ok. Scusate, ho aperto quella per errore. Una bombetta disinnescata. Ok. E la votazione è domani, quindi vediamo se almeno gli inglesi. Bel cafferino. E niente, la ulcera. Anche lui ha bisogno di tempo per pensarci. Va bene, vediamo cosa votano domani. E naturalmente hanno detto di no. Inaugurazione di un polo universitario, certo, andiamo e ci pensiamo noi. Presidente del Camerun, va bene, ci penseremo sempre noi. Poi, già che ci siamo, allora ragazzi andiamo a fare delle altre procedure simpatiche, andiamo a mettere l'indennità minima di solidarietà, la andiamo a portare a 300 euro, tanto non è tantissima la gente che ne ha bisogno. Perfetto, riusciamo a farla passare senza problemi. Il salario minimo per il momento non destabilizziamo nulla, lo lasciamo così. L'indennità per coloro che cercano un lavoro la portiamo al 25%. Ok. E vediamo se anche qua ce la fa passare. Sì, 73. Perfetto, lo stato sociale, ragazzi, lo stato sociale. E come al solito andiamo anche a fare la nostra politica preferita, ovvero quella sulle indennità familiari, che è molto importante, secondo me. Molto importante fare in modo che la popolazione abbia aiuti per crescere i figli, dato che in questo periodo non è per niente facile. Tra l'altro qua non specifica se devi avere un determinato reddito o meno, però vabbè. Ok, direi che è un buon aumento quello che stiamo facendo, anche se lo farei anche più alto, però mezzo miliardo comunque stanziato lì. Direi che non è una cifra per niente male, anzi, la definirei una cifra comunque molto molto interessante. E tra l'altro, fatemi controllare un po' se la crescita è aumentata. Sì! Ragazzi, la crescita c'è. Rispetto al 2017 che avevamo uno 0,23, adesso abbiamo la crescita. Tra l'altro l'immigrazione è diminuita. Quindi neanche quelli di destra potrebbero dire niente. L'immigrazione è diminuita. Anche perché alcuni di quelli che immigravano adesso sono cittadini. Quindi, della serie, questo si chiama andare a risolvere il problema alla radice. Ti dà fastidio che i libici, che poi non sono solo i libici, però vabbè, prendiamo per esempio i libici, immigrano in Italia, conquista la Libia, così i libici saranno italiani e non potranno più immigrare in Italia, perché saranno italiani. Cioè, ragazzi, provate a rompere questo ragionamento, cioè, è indistruttibile, è indistruttibile. No, vabbè, stavo naturalmente dicendo cazzate, però avete capito il punto. Forse.
Forse. Tra l'altro, noto con piacere che ci sono truppe, le truppe tunisine qua in giro. E ragazzi, è giunto il momento di attaccare. È giunto il momento di attaccare con estrema cattiveria. Certo. Dal prossimo episodio, signori, noi saremo in guerra. Saremo in guerra e con la Tunisia speriamo naturalmente che sarà un'operazione lampo, anche se non è detto comunque che lo sarà. Però in ogni caso noi cominciamo subito a dare i ordini ai nostri soldati. Anche qua cos'è che abbiamo? Abbiamo 26 carri armati, 24.000 uomini, 35.000 uomini che pam. Subito a Tunisi, se riusciamo magari ci mandiamo anche i commandos. Sì, che però per il momento li lasciamo qua. Ok, detto questo, legionari, spero sinceramente che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate qua sotto un bel mi piace e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e siete dei barbarozzi puzzolenti. Oltre a questo, vi invito anche a consigliare questo video e questa campagna con amici, in modo da far conoscere il mio canale a più persone, così come andare a dare un'occhiata alla pagina principale del canale dove trovate un sacco di altre playlist, di altre campagne, che siano esse sui Geopolitical Simulator o su altri strategici come i Paradox o i Total War. E ce ne sono anche altri che non sono propriamente strategici. Legionari, come sempre voglio ricordarvi che se volete supportare il mio canale potete farlo tramite affiliazione su Instant Gaming e Kinguin. Innanzitutto, cos'è l'affiliazione? Affiliazione vuol dire che voi andate sui link che ci sono qua sotto a questi due rispettivi siti che sono rivenditori di chiavi digitali, direi a ottimi prezzi, eseguite un acquisto comprando qualcosa che avreste comunque comprato e tramite questo semplice acquisto io ricevo una commissione. Ragazzi, uso personalmente entrambi i siti, anche se nell'ultimo periodo sto tendendo verso Instant Gaming per il semplice fatto che l'assicurazione, quella che ti permette di avere rimborso, non costa, quindi il sito è un po' più pulito, un po' più lineare, mi piace di più, molto semplicemente. Ma comunque sono ottimi entrambi. Inoltre, se avete bisogno di pezzi del PC, qua sotto potete vedere quelli che utilizzo io e dove vi porteranno naturalmente i link dei pezzi del PC, dove se non su Amazon, Amazon che vende la qualunque e che vende anche quelli. Detto questo, legionari, come al solito io vi saluto e a tutti, ci vediamo nel prossimo episodio.